è un progetto unico nel suo genere perché cooperative agricole che fanno integrazione e innovazione sociale e inserimento sociale sul territorio siamo l'unica a livello nazionale. Un essiccatoio del tabacco d'inizio Novecento nel cuore del Delta del Po. Dopo anni di percorso l'idea è diventata concreta e l'area dismessa è diventato un centro di formazione per studenti che si affacciano all'agricoltura. Il progetto, ormai non è più un sogno, della cooperativa Casa Mesola non è solo quello di formare i futuri agricoltori, ma anche quello di avvicinare al mondo del lavoro persone con disabilità. Infatti all'interno della struttura rinnovata ha trovato posto l'associazione Più Felici. Loro si occupano già di cucina perché stanno seguendo un laboratorio di ASP del Delta Ferrarese dove proprio imparano a fare cucina e una parte di loro fanno già attività nell'orto. I ragazzi della Onlus erano presenti all'inaugurazione e hanno dato una mano con il catering, uno dei settori in cui potranno formarsi. Con questo progetto Casa Bosco abbiamo la possibilità di utilizzare una stanza all'interno della struttura dove fare una parte delle nostre attività, tipo lo yoga, laboratori creativi, laboratori di teatro e la parte teorica del progetto di veloterapia.